Era semifinale di ritorno della Serie A Banca d'Alba Egea e in campo la formazione di casa dell'Araldica Castagnole Lanze contro il Nocciole Marchisio Cortemiglia. Un solo risultato utile per l'Araldica Castagnole Lanze, quella della vittoria, altrimenti la stagione finisce qui, visto che all'andata la formazione di Massimo Vacchetto si è imposta con un 11 a 3. Non contano i giochi, quindi potrebbe finire anche 11 a 10, si andrebbe alla bella. Vediamo ad ora come sarà questa partita di ritorno. Qui con me in commento abbiamo Gabriele Gazzano. Buongiorno a tutti. Siamo nella postazione dei segnapunti, abbiamo qua il presidente della Castagnolese molto teso mentre segue l'incontro, ma non vuole parlare, non ci rilascia dichiarazioni sul momento. Ma lo sentiremo in sottofondo, Luca. Sì, sicuramente. Dunque, primo giro di battute. E tocca all'Araldica Castagnole Lanze. Primo pallone dell'incontro, fischia l'arbitro Pierabasso, alza il pallone perché il pallone è nuovo e si parte. Tocca Massimo Vacchetto, gioca a largo su Davide Amoretti, si abbassa, si allarga un po', ancora Vacchetto. Tocca al distacco. Abbassa Moretti, Gatto, ferma Bianco e dunque prima caccia posata, torna Attorno ai 60 metri. ai 60 metri. Abbiamo nella formazione Bianco al muro, Vincenti al largo, della formazione castagnolese, una soluzione già da alcune partite, di solito all'inizio era partito inizio stagione Vincenti al muro e Bianco al largo, adesso Nelle ultime partite nelle ultime partite hanno c'è stato invertito il questo, ruolo. esatto. Invece formazione tipo quella castagnolese, Vacchetto Gatto, Rivetti al muro e Marco Parussa al largo. Seconda battuta di Cristian Gatto, centrale questa volta ci dà il volo, abbassa, ferma Bianco. Seconda caccia posata. Fa decisamente caldo oggi, per essere comunque All'8 di all'8 ottobre. di ottobre. La temperatura sta tranquillamente in maniche corte. Non abbiamo guardato quale sia, ma adesso lo vediamo. Intanto la terza battuta di Cristian Gatto centrale al volo. Vacchetto abbassa, Bianco non ferma, Amoretti sì. Si disturbano un pelino Bianco e Vincenti e il pallone passa. Sì, Luca, Caccia. siamo orfani di Fabio e quindi tutte le sue chicche meteo piuttosto che curiosità oggi dovremmo inventarcele al volo. Ma non le facciamo e facciamo prima, così andiamo avanti. Tanto non interessano a nessuno. Abbiamo detto che si sta bene, quindi per adesso è solo coperto, non c'è il sole, quindi condizioni ideali per giocare, direi. Non c'è vento, che di solito qua. Altro pallone centrale, la quarta battuta. Abbassa Bianco, la ferma, anche lì. Doppio al doppio, sì. Non. E Non la tocca dunque, quattro Rivetti. calci posate. Primo giro di battute, quattro calci posate. Massimo Vacchetto è pronto a battere il suo primo pallone. Fischio dell'arbitro. La caccia è sui 65 metri circa. Centrale, arriva Cristian Gatto, ci può dare al volo. Abbassa, Rivetti, Amoretti, preciso. Gran pallone di Rivetti, ma Moretti è al posto giusto. Ha seguito bene il gioco, l'ha seguito, l'ha coperto bene. Con attenzione, Rivetti aveva fatto un bel pallone. Non era impossibile, come pallone, però bisognava coprire bene la posizione, non farsi. Rivetti che all'andata è stato forse il migliore in campo con diversi interventi decisivi. Fischia Pierabasso, alza il bastone, quindi si gioca al 15. Ancora al volo Gatto. Bella, entra bene sul pallone, entra bene, fa Lo intra. porta via direttamente, un bel colpo di Cristian Gatto. Il pallone non era impossibile, era abbastanza Sì, una battuta centrale centrale, sotto i 70 un metri, po' molle non anche. ho il metro
laser, ma all'incirca sotto i 70 metri. Un bel colpo di Cristian Gatto. E Castagnole si porta sul 30-0. Adesso due cacce nella metà campo cortomigliese. Nella prima metà campo cortomigliese, guardandolo dalla parte dell'araldica Castagnole. Sempre rima tocca questa volta. Questa volta salto. Di nuovo spinge. Questa volta ci può dare al volo Vacchetto. Abbassa. Non ci Gatto ci arriva, ancora. Tiene vivo il pallone. 30-15. L'arbitro che vuol controllare il pallone. Non si è capito cosa. Ma forse è molle, forse sì. Si stanno lamentando che quel pallone lì è molle. Macchetto ha detto qualcosa all'arbitro e adesso sta andando verso la battuta. Ricordiamo come funziona il sistema di gonfiaggio. C'è una. Ci sono i due responsabili delle società che controllano il gonfiaggio dei palloni, quindi con il manometro viene approvato da entrambe le società. Esatto, solitamente c'è anche l'arbitro, gonfia la squadra di casa, la squadra ospite controlla e insieme vengono assegnati quattro palloni nuovi della partita. Nel caso un pallone uscisse, si perdesse, ce ne viene gonfiato un successivo, viene firmato dall'arbitro perché è quello della partita. Intanto andiamo a giocarci la quarta caccia attorno ai 38-40 metri. Chiude, Vacchetto chiude, al volo, chiude Vacchetto. Chiude lì. Pari, quindi pari. 30 pari. 30 pari. Ancora in battuta, ovviamente, Cortemiglia. Fischia. Si vanno a mettere giù due cacce. No, dobbiamo vedere se eventualmente due si cacce. Si gioca per mettere due cacce, poi vedremo se le mettiamo. Poi magari le chiudiamo prima e c'è un 15 diretto. Pallone bianco. Tocca. Parussa. Pallone lì. Parussa con molta lucidità. Cognizione. Lucidità. E una lucidità. Caccia è stata posata. Vedremo se metteremo la seconda o se ci sarà un 15 diretto. Potremmo fare una per una, se io ho detto due cacce, tu hai detto vedremo e facciamo una in 15, così non litighiamo, sì. Luca. Tra l'altro salutiamo Fabio perché ci sta guardando, mi ha appena scritto che ci sta guardando, quindi facciamo attenzione a quello che diciamo. Esatto. Vacchetto alla battuta, ultima battuta di questo giro per Massimo, pallone che tocca, Gatto si allarga tanto al salto, spedisce giù il pallone. Vacchetto va al volo, pallone che tocca, Gatto lo spedisce giù appoggiandosi al muro. Iniziano a scambiare i due capitani, il pallone rimbalza male. Sì, rimane corto a Vacchetto. O l'ha letto male, gli ha rimbalzo in modo particolare. In ogni caso è stato bravo a trarre vantaggio perché ha comunque giocato pallone a terra e Moretti segna una caccia attorno ai 50 metri. Gatto non sceglie tocca. Una battuta non lunghissima, raso di muro. Ci arriva, la spinge su, questa volta al volo. Attenzione che Gatto ancora lo gira, gira il pallone, gira. Si salva molto bene. Ancora, questo è molto difficile. Questo è difficile, molto un gran pallone che è radente. È un gran bel pallone. Gatto comunque si è superato due volte portando su palloni relativamente poco facili, ma questo era impossibile. Questo era oltre i suoi metri, era già dietro di lui, era già più lungo di dove si trovava. Allora, adesso la seconda caccia. Gatto sceglie di nuovo di appoggiarsi alla rete. Pallone che si allunga uscendo dal muro, Gatto si difende e Gatto finisce 1-0, dobbiamo aggiornare l'app. Nocciole Marchisio a Cortemiglia, quindi 0-1.
Cristian Gatto inizia la prima battuta del secondo gioco, pallone che va a toccare, si allarga tantissimo, scherza un po' il pallone a Vacchetto, che però ricaccia un buon pallone al salto. Qualcuno che ci sorvola anche. Il nostro regista Andrea Icardi, che salutiamo, ha portato anche le riprese dall'aereo quest'oggi. Mentre continuano gli scambi tra i due capitani. Bravo pallone di Marco Parussa. Pallonaccio di Marco Parussa che mette una caccia attorno ai 30 metri. Non so chi, ma qualcuno l'ha già aggiornato. Io no. Io no, quindi abbiamo qualche... Fabio che da casa ci dà una mano. Continuano ad esserci problemi con i palloni, perché vedo che l'arbitro adesso stanno ancora... Attenzione, arrivando un chiacchierando, bombo qua che chiacchierando su un pallone. Comunque Luca, ci sono 23 gradi oggi e le previsioni danno che dopo le 18:30 c'è qualche millimetro di pioggia possibile. Speriamo che la pioggia non venga a disturbare. Non andiamo troppo alle 18:30, rimaniamo sul presente con la battuta di Cristian Gatto, è la seconda di questo secondo gioco. Di nuovo lì, questa volta Federico Gatto. Amoretti, Parussa in scivolata. Salva un pallone che schizzava un po' dove in voleva lui. Potremmo quasi dire, visto che lui gioca a calcio. Esatto. Comunque mi è arrivata comunicazione da Fabio che lui ci aiuta facendo l'app. Quindi... Ah, ecco. Io e te possiamo concentrarci su quello che diciamo. Così era lui il misterioso... E lui, l'aiutante mascherato. E da dietro le quinte. Dietro la collina. Terza battuta. Pallone alto che non tocca, al volo. Pallone tocca, che tocca. Va contro, gira contro il muro. Gran pallone di Cristian Gatto. Massimo Vacchetto si difende Vincenti fa un gran pallone. Chiedendo fallo, poi bisognava ricordarsi di fermarla perché se proseguiva era esatto, Inter. Esatto, che... Chiedono il replay, il VAR. Quindi Andrea, la prossima volta ci devi attrezzare perché se c'è la richiesta di su queste chiamate... Ci va onestamente io ero impallato leggermente dal computer e dalla sbarra qua perché mi sono sentito abbastanza comodo e non ho visto il pallone di Michele Vincenti. Alto, al volo. Girato, gira, tocca. Si allunga un pelino. Vacchetto che gioca verso il largo. Buona risposta di Cristian Gatto che porta Vacchetto sulle righe ancora verso il largo. Questa volta deve chiudere. Alza il pallone. Chiude. Sicuramente. Era però attaccato al muro. Ancora sul pallone, però ancora su questi palloni. C'è ancora qualche problema sul pallone. Continuano a lamentarsi su questo pallone. O uno o due. Prima caccia. Prima caccia 30 parte. Metri. Quindi deve spingere decisamente Cristian Gatto. Esatto. Quello che gli chiedono qua. Tutto pronto per iniziare. Vediamo che si stanno... Da solo il fischio dell'arbitro. Alza il bastone. Quando alza il bastone, fischia e si gioca. Che tocca, cerca il muro. Tocca. Buon ricaccio di Cristian Gatto. Però questo pallone vola, eh. Amoretti, Parussa. Grande e Parussa. Parussa la fa e la prende. La fa con un tackle e la prende con una schiacciata. Ha cambiato sport. Bravo Marco Parussa. Sì, proprio forza bello. Questa è un gran... Dai. Bel colpo di Cristian Gatto a ricaccio, un buon tentativo di Amoretti, ma Parussa con un super colpo ha portato il 15 alla sua squadra. Seconda caccia, Massimo Vacchetto alla battuta, pallone che va verso il muro ma non dovrebbe toccare. No, non tocca. Cristian Gatto verso il largo, il pallone buono. Che resta in campo. Buono. Buono, resta in anche campo di poco, ma... Sembrava dentro, infatti... Dai, la sensazione di qua che fosse buono. Poi sì. Ricordiamo che in questo gioco se tocca la riga è fallo. Esatto, quindi bastava un leggero pizzichio
della riga, ma secondo arbitro Bruno Grasso era sul posto e ha verificato la nostra sensazione, era corretta. Terza battuta. Caccia i 75 abbondanti. Questa ci deve dare comunque. Amoretti, Federico Gatto regge. Prova a reggere il pallone che... Buono. Come una caccia favorevolissima, persa anche in maniera un po' così, non malamente ma quasi. Tra l'altro la caccia era stata segnata con un pallone che aveva fatto più o meno lo stesso scherzo a Vacchetto, che era riuscito a dargli appena una manata, e con lo stesso colpo è stata presa. Lì è stato bravo Federico Gatto. Sì, potevano forse abbassarlo di più, era comunque... gliel'hanno messa non facile da giocare. Ma siamo 30-15 per il Nocciole Marchisio Corte Emilia contro l'Arlica Castagnole Lanze. Una caccia ancora da giocare, favorevole all'Arlica Castagnole Lanze. Vediamo dopo il fischio di Pierabasso. Quella di prima era ancora più favorevole, questa invece è stata... Molto di Massimo, di nuovo Amoretti. Pallone che si allunga contro il muro, Massimo Vacchetto ci dà ancora, lo tira su molto bene. Deve darci Gatto. Attenzione, Massimo Vacchetto è ancora lì. Pallone viene lo su. Lo scambio invece di appoggiare. Parussa ci prova. Il braccialetto, ma era difficile, va fuori. Forse potevano abbassarlo prima, renderla un po' meno complicata. Hanno cercato lo scambio. Spettacolo per il pubblico, ma qualche sudore in più. Avete la caccia sui piedi. Avete sentito forse le indicazioni. Pari 30, come nel primo gioco. Due battute per Massimo Vacchetto. E poi vediamo cosa succede intanto. Massimo Vacchetto che sceglie la botta corta. Amoretti al salto, manda il pallone verso il fondo. Ancora Vacchetto, pallone che va nel muro, gira un pelino. L'ho toccato Parussa e Vacchetto segna una caccia attorno ai 6 metri. La possiamo chiamare caccia sui piedi quando giriamo campo. Dopo, esatto. Dunque, seconda battuta. Vediamo. Si è alzata una leggera brezza. Sì, chiediamo, vedi... Andrea inquadra la bandiera italiana laggiù, vedi che possiamo vedere un po'. Dobbiamo mettere ancora una caccia o un 15. La botta di Massimo Vacchetto è corta appena di passato, nuovo. Sì. E Amoretti tocca a Vincenti, la caccia non la mettiamo. Vincenti, diciamo che il tocca era un 15. È un bel tocco perché Vincenti ha aspettato un secondo a respirare. La botta di Cristian Gatto. Tocca. Può spingere. Non lunghissima. Vacchetto ha la possibilità di spingere. Pallone verso il largo, Vincenti la gioca. Parussa Vincenti. Bravissimo Parussa. Botta risposta tra i due Tatang e alla fine Parussa. E fanno due. Esatto, e 2-0 Nocciole. Pesante, perché questo è pesante perché poteva essere. Ha perso due calci sui piedi la Lallica Castagnole Lanze. Due calci fa, una qua a ricaccio, una laggiù. Esatto. E, cioè, merito di Vacchetto e compagni che l'hanno assolutamente. Presa assolutamente. Perché una era di Federico Gatto che l'ha tirata via, l'altra questa. Un pallone sbagliato da Moretti che ha colpito Vincenti. Questa è stato bravo anche Parussa a continuare a crederci fino alla fine, non fermarsi. Però si potevano prendere, magari abbassando, magari anche là spingendo, abbassando di nuovo il pallone. Iniziamo il terzo gioco. Cristian Gatto alla battuta. Si è alzata una leggera aria, come dicevo prima, sembra a favore del battuto, guardando la bandiera e sentendola nelle braccia. Sì, adesso si sta alzando, che non sia sperando temporale. Speriamo di no. Vacchetto al volo, abbassa, bianco. Amoretti. Sui 35 metri. Mettiamo la prima caccia. Spostato. Fischia Pierabasso, seconda battuta di questo terzo gioco. Alza centrale, crediamo al volo. Tocca
Questo di nuovo qui. Arriva qua, arriva qua, arriva qua, arriva qua e... Ho fatto fallo io, Luca. Però, sì, però ho salvato il computer. Salvato te, il nostro regista. Io non mi sono mosso perché sapevo di essere... 15 diretto. Un bel colpo di Cristian Gatto. Il colpo più spettacolare della palla pugno. L'intra o cielo, come dicono i nostri amici in Liguria. Secondo, diciamo... La battuta di Cristian Gatto, Massimo Vacchetto al volo. Spinta. Ha battuto 75 metri circa. Federico Gatto mette una caccia. Con pallone difficile. Mette una caccia. Ha fatto sui... bene, non ha forzato. Esatto. Ha preso sempre più confidenza nel ruolo di in mezzo al campo, senza voler forzare, piazzando i palloni, giocando con astuzia, direi, anche senza farsi prendere la mano, farsi prendere il pugno di portar via. Tante volte, esatto, la fissa di portare via il pallone fa commettere errori. Invece la caccia, guarda dov'è, è buona. Buona caccia. Cioè, sembra da giocare, ovviamente, però... Un 15 agli altri era già perso. Ah, questo è sicuro. Motto di Cristian Gatto, che va verso l'alto. Abbassa, Vincenti. Vacchetto. Atta ancora al volo. Alza, la prende da sotto, gli arriva sbaglia, sotto. La sbaglia completamente, l'ha girato verso il largo e poi quindi, non va nel pubblico. Pari 15, due cacce posate, quindi continua a battere. Continua a battere Cristian Gatto. In teoria potrebbe essere l'ultima battuta. Mentre che... Batte Cristian Gatto, quarta battuta anche di questo terzo gioco. Vincenti lo mette sul pugno, la mette ma su. Cristian Gatto, sì, Vacchetto al salto dei 75 metri, appoggia pallone verso il muro. Cristian Gatto tira nuovamente sul pallone. Bianco non ci arriva. La chiama. Lunga, la mette nell'angolo, ma Cristian Gatto si salva. Federico ancora ascolta la chiamata del suo capitano, abbassa, Parussa mette la terza caccia nella zona 25-30. Zona cace. Pallone che va verso il muro, ma al volo Cristian Gatto. Bella. Ricaccia un bel pallone, pacchetto al volo bello verso il largo, anche questo. Cristian Gatto ci sta ancora, glielo rispedisce giù. Vacchetto abbassa il pallone, Amoretti prende questa caccia. Ottima la caccia. Ottima performance del battitore e centrale della Rallica Castagnole Lanze che prendono questa caccia e si portano avanti 30-15 in questo terzo gioco. Amoretti ha detto al suo capitano, gran pallone. Sì, quello verso il largo sicuramente è stato un gran bel pallone. Anche perché era... Alla battuta sulla seconda caccia. Era più facile trovare il pubblico che il muro. Vacchetto che si appoggia. Salto Cristian Gatto, fa andare giù il pallone verso il muro. Federico Gatto lo alza e questo pallone che va fuori. Quindi qui non siamo completamente in linea. Vediamo meglio il largo che il muro, quasi. E, terza caccia 40-15 per la Rallica Castagnole Lanze. Questo è un momento importante perché può riaprire un pochettino la partita. No. Non che fosse chiusa sul 2-0, per carità, però 3-0 era già 3-0. Un break iniziale, esatto, pesante. E anche per come sono andati i due giochi, combattuti fino all'ultimo e persi sull'ultimo 15. Vediamo. Massimo Vacchetto pronto a battere la sua rincorsa. Pallone che tocca non lunghissimo verso il muro. Cristian Gatto al ricaccia, Rivetti e taglia fuori dal gioco. Con attenzione, il pallone non era... Amoretti ha fatto un passo verso il largo, probabilmente aspettandosi il pallone del mancino. Ha trovato un po' centrale, largo e ha guardato bene. Rivetti ha preso quindi, 40-30. 40-30, ancora in battuta Massimo Vacchetto.
vediamo se vediamo cosa succede, se mettiamo una caccia, se ci sarà il 40 pari, ci sarà gioco, tutto è possibile. Tre opzioni disponibili. Bacchetto, sempre a toccare. Cristian Gatto al salto, un buon pallone giù in, nel centro del campo, Bacchetto di nuovo al volo, un pallone che viene su fortissimo, Cristian Gatto si salva bene, Bacchetto lo aspetta al salto, va a chiudersi un po' contro il muro, toglie un pallone spettacolare. Lo scambio tra i due capitani. Va fuori. Fallo di Massimo Bacchetto. Ed è gioco. Bellissimo scambio. 2 a 1. Fabio aggiorna l'app. 2 a 1. Se non starà magari è già lì che sta dormendo. No, ce l'avrebbe detto, dai. Non ma se si sta dormendo, Fabio, come fai a dircelo? Dai, se uno si addormenta non può dircelo. Sai già che tra un minuto ci suoneranno i telefoni entrambi. Un WhatsApp. Ma va già bene se non ci sono troppi insulti sul live. Andrea, controlla se ci sono tanti di troppi insulti. No, per ora no. Molto iniziamo bene. Il quarto gioco, Luca. Massimo Bacchetto in battuta. Quattro cacce in teoria da mettere. Quando si inizia, potenziali, mettiamola così. Pallone che tocca la stecca del muro, si allunga un pelino, Bacchetto al salto, si appoggia nuovamente alla rete, altra stecca, Cristian Gatto tenta il contro... E infatti una non la mettiamo. Il controbalzo e il pallone che... Vedi che non ne mettiamo quattro, ne mettiamo tre. Forse. Sarà... Il pomeriggio sarà... A vedere. Il pomeriggio sarà... Lungo. Contornato dalle lotte tra le mie cacce e le non cacce di Giacone. Tu sei troppo abituato da giocatore a dire mettiamo una caccia bella. Magari non si mette, meglio un intra bello. Ma io il problema è che preferisco la caccia perché solitamente è più facile il fallo. Pallone di Bacchetto che va a toccare. 70 metri la sua battuta. Salto Cristian Gatto, al salto Bacchetto che... Indietreggiato un po', aveva fatto un passo avanti e è rimasto... Questa volta ci dà il volo. Amoretti... un braccialetto e Parussa comunque guadagna 2-3 metri. 2-3 metri con appoggiando il pallone. Esatto. Si stava notando, Luca, che c'è un R, in italiano una zona, non mi veniva, dove avranno saltato il 90% dei palloni, che è quella che adesso vedete tra adesso, Amoretti e Bianco. Adesso farà una grafica una Andrea Sky Sport tutto. Tech. Noi abbiamo l'Icardi Sport Tech. Che studierà quanti palloni verranno giocati, da chi, da come. Percentuali. Siamo un po' persi. Allora, un 15, una caccia, terza battuta di Massimo Bacchetto. 2-1 per il nocciolo Marchese Corte Emilia sui padroni di casa della riga Castagnale Lanza. Ogni tanto ricordiamolo anche se c'è la grafica sotto. Assolutamente. Tocca. Terza stecca di fila. Tocca di nuovo. Di nuovo. Bacchetto deve rincorrere un po' il pallone. Gatto viene indietro perché questo pallone di Bacchetto era lunghissimo. E qui prende di nuovo metri Bacchetto. Esatto, si è invertito. Però Gatto ha un buon volo. Qui prende ancora metri. Mi sa che questo arrivi di nuovo da prendere qua. Ed è un altro 15 diretto. Secondo intra nel gioco. 30-0 per il nocciolo Marchisio e Corte Emilia. Con due ancora intra. Una battuta per Massimo Bacchetto. Almeno una battuta perché... anche farne due o tre. Vincenti che dice a Gatto prova a fare delle cacce, vedi qui che esce il giocatore come dicevi tu. Proviamo a fare delle cacce, però proviamo a fare intra. A toccare, tocca. Scende al volo e Parussa. Fallo. Parussa la mette nelle gambe di Vincenti che non riesce a... Cerca di fare una caccia e la palla finisce nelle gambe di Vincenti. E allora andiamo al cambio campo. Una 40-0. Sola caccia e una sola caccia. La sua battuta verso il muro, ma non tocca. Bacchetto al volo, un pallone che si allunga tantissimo. Cristian Gatto prova a difendersi. Devono darci Corte Emilia. Attenzione. Doppio. Pallone e Rivetti è dietro la caccia. Sì, dietro la caccia. Perché abbiate pazienza, il bastone dell'arbitro non si riusciva a capire subito bene da qua, ma Rivetti era dietro la caccia, quindi il 15
è dell'Araldica Castagnole Lanze, che tiene vivo il gioco. Tiene vivo il gioco e continua la serie imbattuta di Cristian Gatto. Dunque, siamo 40-15 per il Noccione. 15-40. 15-40. 1-2-15-40. Cristian Gatto in battuta. Si alza il pallone, centrale, al volo, Massimo Vacchetto, e lo manda giù. Cristian Gatto si difende, alza ancora il pallone, lo guadagna metri, 60 guadagna metri. Guadagna metri, guadagna metri. Indietro è sempre più difficile. Federico Gatto adesso può chiudere e chiude. E chiude. Giocata da manuale, due volte indietro, il pallone sempre più conquistato un po' di metri e poi la spalla chiude il gioco, la spalla centrale, scusate. E quindi 3-1. 3-1 per il Nocciole, Marchisio, Corte Emilia. Cristian Gatto per questo quarto gioco, il turno di battute della Castagnolese, della Araldica Castagnole Lanze. Tocca quinto di nuovo, gioco. Quinto gioco, scusate. 15 diretto di nuovo. Sì. Ha un po'. Stavo guardando i punti e non ho visto cosa è successo. Ha un po', come dire, possiamo momento di momento calo. Di stanca, di calo di tensione. Ha avuto un attimo di calo questo gioco che ha riuscito a salvare, poi dopo chiuso con un intra, adesso un altro pallone che tocca, non ha neanche fatto la ricorsa per andare a cercare di fermarlo. Vediamo la seconda battuta. Pallone che va a toccare. Questa è ben battuta, eh. Però guarda che pallone che gira. Ci arriva bene. Guadagna qualche metro Gatto. Vacchetto, Gatto va in detreggia al salto. Rivetti in tuffo. Rivetti in tuffo, non lo tocca e Federico Gatto mette una caccia sui 55 metri. Questo siamo. Uno, che ore sono? Sono le 16:41, quindi sono 41 minuti che si gioca. 10 minuti a gioco. All'incirca 10 minuti a gioco. Chi più chi meno. Che è un tempo medio perché probabilmente i primi due sono stati più lunghi del terzo, del quarto, scusami. Pallone che tocca. Massimo Vacchetto al salto. Moretti. Ecco questo pallone a mezz'aria e fa una caccia sui 75 metri. 74. Poi il nostro angolo di visuale può fregarci il metro, ma sì, siamo lì. Siamo, non siamo, è sui 30, Luca. Io ho due sbarre anche in mezzo. Poi. Presidente Sobrino, il prossimo anno deve ritingerci questi numeri. Qui non li vedo, non si vedono. Allora, Cristian Gatto. Vediamo se spinge centrale, spinge, al volo, una battuta sui 76-77 metri, Vacchetto abbassa lì, bianco, caccia, ai 51, no. 52, guarda dove è il sì, mezzo, 52. Poi Luca, la cosa bella è che non possono smentirci, quindi esatto, basta che non inquadri proprio, non abbia una telecamera là sui metri, un'altra sì, caccia, diciamo, vediamo. Vacchetto verso il muro, Moretti al volo, bel pallone, toglie un gran pallone, ma ci arriva ancora Vacchetto, si appoggia questa volta alla rete, Gatto è costretto al volo e Parussa chiude la caccia e di la nuovo, porta a casa. Di nuovo è costruita da squadra, eh? Esatto. Pallone messo in un angolo, messo sul, attenzione anche dei terzini. Si sta muovendo molto come squadra, eh. Corte Emilia sì. È cresciuto molto, cioè tutta la stagione che sta giocando, però si vede che adesso ha trovato gli equilibri proprio, non direi perfetti perché altrimenti, però si stanno muovere molto bene in campo. Seconda caccia sui 74 metri, Vacchetto alla battuta. Questa è un filino d'aria a favore della battuta, spingerà sicuramente,
racchetto ancora sopra, Moretti, che non va a toccare a Moretti, lo abbassa e Federico Gatto fuori, fa fallo, ma nuovamente Federico Gatto aveva la possibilità di portare a casa una caccia 20 comodissima, 20 centimetri leggermente a metà tra le due righe più o meno, forse qualcosa più verso la riga di interna, ma siamo lì. 15:30 o 30:15 per il nocciolo Marchese Corte Emilia, così facciamo un po' di confusione. Una caccia attorno ai 50 metri, Massimo Vacchetto alla battuta, le squadre sono schierate, batte questo pallone un alto volo, in mezzo, volo Cristian Gatto, colpisce molto tocca, bene. Tocca lì. Okay. Al volo cercano Cristian Gatto, due capitani, lo piazza molto bene contro il muro basso, ancora Massimo che tira su un gran pallone, deve arretrarsi, deve arretrare Cristian Gatto e con un battimuro è costretto al fallo. Difficile. E questo un era gran pallone di Massimo Vacchetto. Ha accettato lo scambio e purtroppo questo pallone ha accettato lo scambio e l'ha fatto anche molto bene. Poi questa palla di Vacchetto era veramente molto molto impegnativa da portare su, quasi impossibile infatti. Alla battuta Massimo Vacchetto. 40:15 per Nocciola Marchese Corte Emilia. Vediamo. Tocca ancora Moretti. Parussa. E mette una bellissima Parussa caccia. Parussa sta giocando, non ha ancora sbagliato forse. Esatto. Se al contrario non abbiamo ancora visto Rivetti quasi. Rivetti ha fatto un paio di palloni, paio però di palloni. Adesso è stato più chiamato in causa Parussa, e ha giocato. Che la bandiera ci dice che a favore della battuta di Cristian Gatto. Cristian Gatto che bella, spinge questo pallone, bella, va a appoggiarsi. Massimo Vacchetto che e pallone Amoretti. Che Amoretti ha spinto bene, ha cercato il muro, ha detto deve trovare qualcosa, ha fatto di una gran battuta Cristian Gatto. Vacchetto ha fatto quello che poteva, e avevamo tra virgolette consigliato di trovare qualcosa, una soluzione diversa, l'ha trovata. Vacchetto in qualche modo e comunque Bianco e Vincenti hanno avuto tutte le loro difficoltà per, e Gatto comunque l'ha riportata ancora di là. Esatto, esatto, infatti non l'hanno chiusa. Bianco mi sembra che ci abbia tirato Bianco, sì, sì, si è, e poi Amoretti comunque, perché era una palla che poi alla fine è toccata in qualche modo ma girava, era quindi ancora la battuta 30-40 come piace a Giaccone. La battuta di Cristian Gatto questa volta è alta, centrale. Queste sono più difficili. E la chiude. E la chiude. Intra diretto. Non mettiamo le cacce. Ha fatto questo spettacolare. Ha fatto e prevedo un timeout. Timeout. Vediamo se cerca Federico Gatto, scambio tra fratelli, anche Federico Gatto fa indietreggiare il fratello, arriva Rivetti, questa caccia dove che segna 25. Bruno Grasso è ancora favorevole, poi dall'altra parte favorevole al Corte Emilia nella metà campo, poi Corte Emiliese. Seconda battuta di Cristian Gatto. Seconda fischia battuta. Piera Basso. Alza il pallone, di nuovo lì, che tocca. Di nuovo Federico che porta Gatto via un gran pallone. Cristian si salva, il pallone va verso il largo, è buono. E Massimo un Vacchetto non ci può più dare. Si è salvato con un colpetto da sotto. Però ha fatto un gran bel pallone il fratello Federico. Sì. Due battute di Cristian dopo il time out un pochettino più corte, magari volute a cercare di tagliare un po' dal gioco Massimo Vacchetto, almeno in prima battuta, ma Federico Gatto si è potuto trovare pronto, anzi prontissimo. Vediamo che ha sempre questo manicotto rosa, ormai è
sempre lì, sempre scambio tra i due fratelli, ancora, spunta i piedi, fa andare, entra, e entra perché il pallone ha battuto fuori oltre la riga probabilmente, perché... no, probabilmente c'era il piedi oltre la riga, aveva già i piedi oltre la riga Cristian Gatto. Un manicotto rosa porta fortuna, scaramantico. Sì? Sì, sì, la sai già da un po' che ce l'ha. Non è un compressione graduata per magari un po' di mal al gomito? No, secondo me adesso è diventato anche un porta fortuna. Ormai è un'abitua. Porta bene, mi sa. Servirà anche a quello, ma probabilmente perché adesso porta anche bene. Questa volta più lunga, quindi tocca a Massimo Vacchetto, a ricaccio. Lui abbassa. Pallone che viaggiava tantissimo. Fallo. Fallo. Tocca col ginocchio. Ci arriva ancora in buono Federico Gatto, ma fa fallo e quindi 15 pari. Dall'intra al fallo. Però ci sta, si è provato. 15 pari, due cacce, una favorevolissima. Favorevole, via, perché poi comunque bisogna sempre andare anche a battere al nocciolo Marchisio Corte Emilia. Una favorevole di poco al Rally Castellanlanze. Potrebbe essere l'ultima battuta di questa serie per Cristian Gatto, stiamo a vedere. Centrale, alta, questa. Macchetto al volo, risposta di Vincenti, caccia sui 70 metri. Cambio campo. Due cacce, una da giocare, una a favore della una squadra, una a favore dell'altra. Mettiamola così, poi bisogna giocarla. 15 pari, quindi tutto pari. Il voto di Massimo Macchetto va a cercare il muro, tocca. Al salto degli 80 metri Cristian Gatto, Federico Gatto bassa. Bassa e taglia fuori dal gioco i Terzini e Amoretti. Ha battuto in maniera anche insidiosa e... assolutamente. Questa è quella. Questa era quella del Corte Emilia sulla carta. Poi adesso giochiamo quella che è da dividere. Quella quasi a metà, una caccia al mezzo quasi. Vediamo che soluzione adotterà Massimo Vacchetto, se cercherà il muro, se... Massimo Vacchetto che parte a battere, pallone verso il muro, ma non dovrebbe toccare, Amoretti al volo, basta il pallone, Gatto lo prende, prende il pallone in buono, prende la caccia, perché nel buco che si è creato dal ricaccio di Amoretti, che non ha avuto fisicamente il tempo di coprire, e quindi... Vediamo su questa caccia quale sarà la... 15-40 la soluzione del capitano cortemigliese, hanno l'occasione di salvare il gioco, esatto, di portarsi a un 15 di lunghezza, vediamo. L'area tutto gira, da fare, l'area gira un po' di nuovo, esatto, adesso è andata un po' verso il largo, sempre un pelino verso la battuta. Vediamo Massimo Vacchetto, batte a cercare il muro, Cristian Gatto chiede per Moretti, lo abbassa, Rivetti ci prova ma non lo fa neanche venire in avanti e soprattutto va anche in fallo. No. 30-40, ancora in battuta il nocciolo Marchisio Corte Emilia con Massimo Vacchetto ovviamente. Esatto. Incitamento reciproco tra i giocatori di Castagnolesi. In questo momento importante perché... Massimo Vacchetto tocca la rete. Sta lì al salto, però ne va un po' verso il largo. Volo, di nuovo. Arretra Cristian Gatto, ma al volo. La gioca verso il largo. Secondo me in modo anche intelligente, ma Parussa gli fa un gran pallone. E intra. E poi un pallone che scivola a Cristian Gatto e con un momento di nervoso lo accompagna in intra. Ci può stare, quando sei in campo sono quei momenti in cui... Però è vero che se tu comunque ci fai la caccia, dall'altra parte bisogna battere. Esatto. Bisogna comunque... 5-1 si fa pesante adesso. 5-1 è un break importante. Semifinale di ritorno, Serie A Banca d'Alba Egea, Araldica Castagnolanze 1, Nocciolo Marchisio Corte Emilia 5. Primo pallone del settimo gioco, Amoretti per Vacchetto. Che si salva da tutte le parti.
abbassa il pallone, Parussa fa una caccia, direi sul mezzo. Quasi. Due centimetri avanti al mezzo. 45,20. Ho fatto un gran pallone prima a Parussa. Il pallone Parussa prima. Momento. Senza forzarlo sul pallone, cioè messa. Questi sono quei classici momenti che da giocatore sembra che non te ne giri una. Qualunque la pietra ti fa saltare il pallone dalla parte sbagliata. Allora, Vacchetto in battuta. Pallone alto centrale, questa volta può entrare forte Cristian Gatto. Ci entra. Da ricaccio va indietro Massimo. Va indietro Massimo Vacchetto. E fa quello che può, si salva. Va indietro, poi questo pallone gli salta poco, male. E seconda caccia posata, ancora in battuta Massimo Vacchetto. Siamo pronti per mettere, no, anzi, per la terza battuta di questo gioco. Mi adeguo al modus giaccone. Ancora Cristian Gatto, Rivetti che fa un bel pallone e fanno una caccia sui... Se l'è tirato via. Esatto, sui 52-55 metri. Rischiando anche di tirarselo sui piedi. Esatto. Pallone un po' dietro al corpo. Ancora una battuta. Abbiamo due cacce posate. Di questa serie quella di Massimo sarà l'ultima battuta. Tre cacce posate, scusa, me ne ero persa una. Esatto, quindi l'ultima battuta di questa serie. Massimo Vacchetto cerca il muro, Moretti e Bianco non possono intervenire, Cristian Gatto al salto verso il largo. Federico Gatto si salva e Amoretti la mette giù. Vacchetto ci dà ancora in buono, Bianco lo porta via. Questo pallone sembrava che non dovesse essere buono per nessuno, alla fine era buono per tutti. Intra della Radica Castagnaranzo con Andrea Bianco. Prima caccia sul mezzo. Entra deciso al volo. Pallone porta che via. Va direttamente in panchina. L'abbiamo visto come è partito. Com'è. Gran colpo di Massimo Vacchetto, dai 75. È proprio andato via con facilità, sì. È volato via molto molto bene. Adesso deve cambiare un po' in battuta. Esatto, deve cercare almeno di non darglielo proprio così. Poi per carità, Massimo Vacchetto è un fuoriclasse e quindi... Vediamo adesso Cristian Gatto. Questa volta è difficile. Va a toccare, Massimo Vacchetto è costretto al salto, ma il problema è che tra l'altro prende una stecca e si allarga anche. Gran ricaccio di Massimo Vacchetto, Michele Vincenti. Attenzione che... Secondo me Federico Gatto comunque ci aveva dato ancora in buono, l'arbitro aveva già alzato il bastone prima, probabilmente posso aver visto male io da lontano, ma in ogni caso toglie i dubbi Andrea Bianco e quindi la caccia dell'Araldica Castagna alle Lanze. Questa invece siamo di nuovo... Questa siamo attorno ai 50 metri. Andiamo da questa il parte. Il punteggio, come ben vedete dal basso del teleschermo, è di 30 a 15, 1 a 5 i giochi. Cristian Gatto alla battuta, vediamo se studia qualcosina per cercare questa caccia. Verso il largo, Federico Gatto ricaccia lui, il pallone va nella rete, si ferma un pelino, Cristian Gatto ha l'occasione di far venire giù il pallone, spinge tantissimo questo pallone, ci sta ancora Massimo Vacchetto, ma ai due Amoretti va a prendere questa caccia. Grandissimo pallone di Cristian Gatto, scusate. Gliel'ha messo proprio lì. Esatto, che dai 25-30 metri le mette gli 88 contro il muro. Nella zona dove abbiamo già visto tre palloni... E comunque Massimo Vacchetto si è ancora difeso, ma la caccia era troppo lontana. Questo è importante perché adesso possiamo un po' riaprire la partita. 40 a 30 per l'Araldica Castagnaranzo. 40-15. Scusate. 40-15. Abbiate vediamo. Pazienza, ma noi abbiamo i cubi un po' sulla testa, quindi li vediamo un po'. Sono Cristian Gatto in battuta. Di nuovo Massimo Vacchetto al volo, pallone a terra, Bianco mette il pallone a terra, una buona caccia per la Radica Castagna alle Lanze attorno ai 70 metri. Una buona occasione di fare per il secondo gioco, diciamola esatto. Così. L'occasione è buona. Vediamo Massimo Vacchetto alla battuta, pallone va a toccare la rete, si ferma un pelo, Amoretti al volo, Parussa di mancino. Costringe Gatto sulle righe, che fa un gran colpo, però
Massimo Vacchetto dai 40 metri, anche se un pochettino contro il muro, arriva. Ha l'occasione di portarlo su. E il pallone. Quindi siamo 40 a 30. Era una caccia favorevole e era l'occasione del gioco. Possibile 5-2 e adesso va in battuta. Sono ancora lì, in ogni caso 40-30. Sono 15 di vantaggio, però bisogna... Luca, va in battuta Massimo Vacchetto. Non vorrei farti un telefono nuovo col mio dolce peso. Mettiamolo di qua. Vediamo Vacchetto, batte. Batte, cerca di nuovo, ma non tocca. Chiama il pallone Cristian Gatto, lo spinge. Questo è un pallone che va giù, perché ha preso un po' di velocità contro il muro. Andrea Bianco lo gioca a terra. Ma Massimo Vacchetto con un piede lo ferma, esatto. Evita l'intra. Vacchetto e Rivetti si parlano. Alza il bastone Piera Basso, quindi si gioca. Tutto pronto. Posizione in campo. Corte Miglia, partono i terzini. Pallone al volo, Massimo Vacchetto. 73 metri. E va sulle righe Cristian Gatto, si salva però adesso dal mezzo praticamente, poco più in giù del mezzo, e Massimo Vacchetto ha l'occasione di... Ha salvato il gioco e adesso è 40 pari. Esatto, due battute due. Per questo gioco per Cristian Gatto. Adesso c'è il giro, adesso tocca battere Cristian Gatto, vediamo... In questo gioco farà al massimo due battute, poi eventualmente potrebbe continuare a battere se vediamo, non mettessimo caccia. Andiamo avanti. Luca Giaccone non vuol mettere le cacce, io devo trovare altre soluzioni. Non possiamo, vediamo. Qui oggi abbiamo avuto un'alta percentuale di fuori campo, no? Di intra di o volo. Cielo, come il pallone dicono. Oltre la linea di... Ben battuto Cristian Gatto contro il muro, Vacchetto lo toglie bene, Amoretti, gran bel pallone. E che una caccia. Che manata di Federico Gatto. Caccia al mezzo, la pura. Ha guadagnato 20 metri almeno con una manata. Adesso vediamola. Una per me. Vediamola sulla seconda battuta cosa succederà. Una caccia posata. Vediamo sulla seconda battuta. Adesso il vento si è completamente abbassato di nuovo. Esatto, la bandiera è ferma. Di nuovo cercare un po' il muro, cercare di togliergli il volo. Vacchetto va indietro di corsa, il pallone gira. Che prende una stecca, si allarga. Ci arriva Vacchetto bene. Al volo. Parussa. Abbassa e Parussa fa una caccia sul mezzo. Più o meno lì, una vicina all'altra. Esatto. Il Gatto cerca di giocare al largo, Vacchetto ci sta ancora, Gatto al volo, gran pallone. Bello pallone, bello scambio. E Vacchetto va al volo, va oltre. Oltre la rete. È il secondo pallone della partita oltre la rete, il primo è stato di Federico Gatto, il secondo di Massimo Vacchetto. Adesso è la terza occasione per fare gioco, 40-15, 40-30. Il primo vantaggio. Se andassimo nuovamente 40 pari, invece andremmo alla caccia secca. Perché non è detto la caccia secca. Al 15 manca... secco. Al... Non abbiamo ridate, sappiamo ancora. Hashtag ridateci gallina. Scherzo. Assolutamente anch'io. Vediamo. Volo di Cristian Gatto. Una buona occasione. Questo pallone schizza. Vacchetto ci sta bene al salto. Gioca con pallone basso contro il muro. Cristian Gatto spinge, ma Vacchetto ci sta ancora, alza il pallone. Questa volta può chiudere. Al salto Cristian Gatto. Intra, attenzione. Intra. No, io gioco, mi fermavo. Gioco 5-2. Sono rimasto in attesa perché vedevo Vacchetto molto convinto del posizionamento suo. Gioco tirato su da Vacchetto e poi cucito dalla Rallica Castagna delle Lanze. Al primo vantaggio, in primo doppio vantaggio, le due cacce del primo 40 pari. Esatto. Le ha prese entrambe, ha portato a casa il secondo gioco, 5-2. Dopo un'ora e 13 minuti. Semifinale di Serie A di ritorno, Serie A Banca d'Alba Egea. Dopo un'ora e un quarto circa, siamo 2-5.
Battuta di Massimo Vacchetto, Amoretti. Vacchetto fa una caccia con Bianco che va a fermare questo pallone. Preso fiducia forse, speriamo, esatto, per il bene della partita. Non morale, per, non per... Tra l'altro Luca, noi stiamo tribulando da un'ora a vedere i punti quando li abbiamo comodi nello schermo del nostro regista qui davanti. Io no, sono impalato, dalle, sono anche impalato in quel caso lì. Dunque, 5 a 2, una caccia posata, seconda battuta di Massimo Vacchetto. In questo ottavo gioco del primo tempo della finale, della semifinale di ritorno. Tocca. Questa volta tocca. Buon ricaccio di Cristian Gatto. Vacchetto, pallone difficile, che tocca, si allarga un pelino. Gatto è rimasto Parus in controtempo. Fallo. Fallo. Fallo di Cristian Gatto, ma era un pallone che comunque sarebbe andato in intra. Per forza. Allora, dunque, abbiamo messo una caccia, un 15 per il quarto miglia, terza battuta di Massimo Vacchetto. Esatto. Alza il pallone, Amoretti. Verso il muro, Amoretti al volo, un bel pallone lungo, lungo muro. Vacchetto ancora un pallone che si arrotola un po', Amoretti toglie un gran pallone perché andava a chiudersi di contro. Al volo Cristian Gatto, ci tira a portarlo via e lo porta abbondantemente in intra. Colpo spettacolare di Cristian. Però avete visto che Cristian indica Davide Amoretti, fa gli applausi perché ha tirato via due palloni. Soprattutto il secondo, che se avesse saltato probabilmente si coricava nel muro il pallone e non ci davi più. 15 pari, caccia favorevole all'araldica Castagnole Lanze. Nuova battuta di Massimo Vacchetto. In battuta. Ancora lì. Stessa zona, ancora. Moretti ci arriva ancora, pallone bruttissimo. E Parussa, allora Moretti toglie un pallone difficilissimo e Parussa fa un pallone spettacolare. Quindi i bei colpi non stanno mancando. E da lì non poteva fare altro che tirarla fuori in quell'angolo là. Assolutamente. In quell'angolo là Parussa era pronto. Era pronto. Questo più che un demerito della, non è un demerito della Larica Castagnole, ma è un bel pallone fatto da Parussa. Un pallone Moretti prima difficile di Vacchetto, salvato da Moretti e con un bel posizionamento di Parussa che sapeva dove doveva. Quarta battuta di Massimo Vacchetto, sempre lì verso il muro, stavolta tocca e Moretti non può darci. Cristian Gatto spinge il pallone giù. Vacchetto battimuro e Vincenti in tuffo mette una caccia, guadagna una quindicina di metri. Con un po' di rischio. Torna che va a toccare e si allunga un po' verso il muro. Vacchetto al salto. La chiama. Gatto. E Federico Gatto di Mancino. Di Mancino. Chiude l'azione, nonostante Cristian Gatto abbia provato a abbassare il pallone, Federico Gatto di Mancino è abbastanza un bel muro lì davanti. Sì, Corde Emilia è veramente in... Ha una bella linea a un certo punto. Difficile passare. Esatto. Si può passare, però... Seconda caccia molto favorevole alla nocciola marchese Corte Emilia. Sulla carta. Pacchetto al volo. Abbassa. Tocca, abbassa. Gatto ci dà ancora, ma il pallone arriverà al doppio. Devo fermarla. Parussa, Rivetti e Vacchetto vanno a proteggersi. A proteggere la palla. Esatto. Che lo scappi al primo, che non la fermi il secondo, perché se la scappa tutti e tre... C'era ancora Federico Gatto che era ancora in buona. Ma se va oltre la caccia, che ci ha preso dagli altri. 15-40, una caccia da giocare nella metà campo della Araldica Castagnole Lanze. Cristian Gatto alla battuta.
Pallone verso il muro, ma va oltre. Che va dietro la rete. Quindi gioco 5-2. No, 6-2. 6-2, quell'occasione di riaprire l'ha subita stroncata con un gioco con un 15. È la seconda volta che subito dopo aver fatto gioco, cioè la seconda volta perché ho solo due giochi purtroppo, che dopo aver fatto il gioco dopo lo perde in modo abbastanza veloce purtroppo per la Rally Castagnole Lanze. Tutto pronto per il nono gioco, due giochi a riposo Luca, che ricordiamo che andiamo agli 11 in semifinale. Di nuovo difficile questa. Di nuovo difficile, si allarga un pelino, quindi ci sta Cristian Gatto, però, ma non può farci più di tanto. Massimo Bacchetto ai 70 metri, lo gioca, ma vediamo Retti, mette una mano, fa una caccia, fa quello che può. Adesso di nuovo il vento spira un po' di più. Esatto, un po' verso il largo. Adesso si è alzato... Andrea sta facendo stretch, entra lui tra un po'. Sta facendo riscaldamento e stretch. Pronto a entrare in campo. Sì, ma qualcuno da bere, niente, il presidente non paga niente. Ma da boh. No, quella lì fa malissimo. Siamo forniti di acqua. Massimo Bacchetto che ricaccia questo pallone, dobbiamo mettere. Difficile. Cristian Gatto si allarga tantissimo, tira su un bel pallone, ma in fuori. Una caccia messa nella metà campo che sarà poi della del Nocciole Corte Emilia, del Nocciole Marchisio Corte Emilia, e un 15 anche per loro. E quindi terza battuta. Adesso bevo perché mi sto intartando. Cristian Gatto, la sua terza battuta di questo gioco. Tocca, si gira, ma Federico Gatto ci può dare, abbastanza comodo. Pallone verso il largo, Cristian Gatto, prende. Rivetti, tocca e va in intra. Porta via. Altro 15 diretto, altra intra. 15-30. È un momento difficile. È un momento complicato per l'Araldica Castagnole Lanze. Sì, anche perché dall'altra parte i cortemigliesi sbagliano. Pochissimo, sbagliano poco. E sono sempre pronti ad approfittare. Sono sempre sul posto, nel esatto. Posto giusto, al momento giusto dove c'è il pallone. E continuano a chiedere Massimo Bacchetto, l'abbiamo sentito di qua, chiede ancora concentrazione massima. La battuta di di Cristian Gatto. Al salto, gioca pallone verso il muro, ben giocato. Cristian Gatto ancora tira su un buon pallone. Bello questo. Chiedono fallo, chiede Vincenti fallo, il pallone è andato via dal pugno, noi era. Porta via un bel pallone Cristian Gatto, bello. Sì. Massimo Bacchetto è costretto, attenzione, Cristian Gatto ha l'occasione di chiudere con la caccia favorevole. È intra, qua perdiamo anche il pallone, ma penso che sia... No, è rimasto, scusate. Penso che fosse il problema minore del pallone giù dalla riva. Sai cosa gli ha detto Massimo? Quindi Castagnole Lanze ha l'occasione di pareggiare i conti in questo gioco. La battuta di Massimo Bacchetto, pallone verso il muro, Amoretti al volo, buon pallone, Massimo Bacchetto ci sta ancora, lo tira su, Amoretti che è davanti alla caccia, l'appoggia, due bei colpi di Davide Amoretti. Diciamo che è stato... pare che ho chiamato in casa, sì. Il pallone è sempre lì in quell'area lì. Ma Bacchetto sta cercando di togliere il pallone al volo a Gatto e la sta mettendo quindi, tutti in quell'area esatto. Lì. Amoretti sta facendo il suo. Quando io 4-5 giochi fa ti ho detto che la maggior parte dei palloni cadono lì, tu mi hai quasi preso in giro. Va bene. Massimo Bacchetto, 30 pari alla battuta. Al volo Cristian Gatto. Un bel pallone. Verso il fondo, Massimo Bacchetto tira su, pallone che si appoggia,
alla rete. Un gatto al salto, spinge ancora giù. Volo. Questo è duro. Questo è brutto, però si salva bene. Però adesso sarà questo massimo a guadagnare qualche metro. Massimo Rocchetto. Al volo Cristian Gatto. Lo gioca a metà tra Federico, tra Federico Gatto e Massimo Rocchetto. Massimo Rocchetto ci arriva come può e fanno una caccia sui 53-54 metri. Si sono salvati da due o tre situazioni non facili. Amoretti che dice bravo a Cristian Gatto, perché comunque l'ultimo pallone l'ha giocato al meglio che poteva, considerato che era un pallone un po' complicato. Quando vai verso il largo non è mai facile giocare il pallone. Adesso ancora ancora un briciolino di vento che tira al largo. Andrea, quando ogni tanto inquadra la bandiera, così facciamo vedere che non è che ci inventiamo le cose, vedete che abbiamo una bandiera di riferimento. Se no sembriamo troppo bravi poi. Massimo Vacchetto pronto a battere. Lettura. Ancora una caccia o un 15 da mettere. O sul campo, sul tabellone. Bella questa. Pallone verso largo di Cristian Gatto, Massimo Vacchetto e poi Andrea Bianco lo gioca lì e fa una caccia. Per poco Massimo Vacchetto ci arrivava ancora. Attenzione, Cristian Gatto, caccia sui 52-53 metri. Rincorsa, slancio. Pallone che non tocca, Massimo Vacchetto al volo. Lo porta giù in modo eccezionale. Cristian Gatto si salva molto molto bene, c'è Federico Gatto dietro perché sono scambiati. Lo appoggia alla rete, adesso tornano nelle loro posizioni. Cristian Gatto può spingere, lo fa verso il largo. Massimo Vacchetto ci arriva ma non può più far nulla. Bravo, Cristian Gatto, bravo Cristian dalle Gatto. Righe bravo si è salvato Cristian, molto bene. Gatto perché ha fatto forse una battuta un po' pericolosa per quello che abbiamo detto prima, perché poi però, Massimo Vacchetto l'ha fatto andare indietro. Sul primo ricaccio si è salvato molto bene perché il pallone era veramente profondo e è stato veramente. Quindi è 40. E quindi è 40 a 30 per la Rally Castagnole Lanze, 6 a 2, 2 a 6. Così non stiamo a specificare, facciamo più rima. Pronto pesante questo gioco, questo gioco a dispari è sicuramente. Cristian Gatto batte questo pallone verso la rete, fa bene. Toccare. Vacchetto dagli 86. Cristian Gatto è sulla caccia al volo. Lo prende un po' male, Vacchetto può andare avanti. Un gran pallone all'istacco, Vacchetto deve indietreggiare. Ma non mollano ancora su questo pallone nessuno e alla fine il gatto non ci arriva più purtroppo e il pallone va in intra, sbaglia il tempo sul pallone. Era una bella occasione questa, era 5-3, era un'altra cosa, esatto, però può ancora farlo lì. Può ancora farlo, però no, stavo guardando un Vacchetto che tornava in posizione comunque. Da questo scambio non era fresco e sorridente, anche lui non ha faticato ma comunque è impegnativo. Secondo me è che questo si sente che è un gioco importante. Esatto, era molto concentrato, molto teso e poi comunque gli scambi sono 6-3-5, faticosi. 6-3 o 7-2 cambia la partita. La battuta di Cristian Gatto, dobbiamo... Amoretti sbaglia il primo pallone della partita nel momento forse peggiore, ma ci sta, gli errori purtroppo possono capitare. 40-30 per il Nocciolo Marchisio Corte Emilia. Adesso ancora in battuta l'araldica Castagnole Lanze, adesso è passato da essere sotto ad essere avanti. Esatto, Cristian Gatto, la quadretta ospite, quindi pronto a battere. La battuta, il pallone che va contro il muro ma non tocca. Fede, non bellissimo, tocca. Federico Gatto. Cristian Gatto di nuovo su, Massimo Vacchetto al volo. Lo abbassa e il pallone resta lì. Questa volta chiedono... Sapevo che cosa non hai fischiato e adesso fischi per quello. Si inizia l'ultimo gioco, volevo prima del riposo. Volevo concentrato nonostante la partita, Vacchetto che guarda anche la ruota. Esatto. Segnala i segnapunti la ruota, è incredibile. Non salta tanto, rimane un po' lì. Vacchetto lo incontra bene, Gatto contro il muro, lo gioca verso largo. Federico Gatto c'è e attenzione. Pallone della giornata.
pallone della partita, esatto, finora, esatto, finora la partita, vedete anche Massimo Vacchetto va a applaudire il suo giocatore, poteva accontentarsi di appoggiare lì, avrebbe ricevuto comunque, esatto, i complimenti, ha voluto provare una cosa difficilissima in tuffo. Che in scivolata tuffo e a un centimetro dalla riga. Evidentemente quando te li senti, quando, esatto, ci vai è perché sei comunque, nella consapevolezza da giocatore, da giocatore quando il punteggio ti sorride ti viene anche, sì, più però facile rischiare qualcosa. Sei anche più, sei tranquillo di provare, esatto, di se te le senti. E infatti un altro fallo di sono Christian. Sono colpi del capo. Esatto, no, psicologicamente sono... Sono colpi, infatti perché... non abbiamo ancora messo cacce, abbiamo fatto due battute, nessuna caccia, 2-15. Un intra spettacolare di Federico, ha dato un fallo. 0-30, due battute da fare, da giocare, ma... Le prime due battute sono state 2-15 diretto. Questa è bella attaccata. Sì, Vacchetto la toglie in modo eccezionale. Cristian Gatto la mette in adesso su. Hanno proprio... Sì, c'è un momento di difficoltà. Adesso qua. Poi anche un pallone. Non c'è più la forza. Il muro viene... sorride a Vacchetto. Ma non c'è neanche la voglia di provarci, andare a salvare. No, no, è psicologicamente è stato un colpo, quel colpo di prima. Il gioco di prima è stato un colpo. E l'inizio di questo. Un doppio colpo. Stato, sì. Soprattutto il primo colpo, il primo 15 ti ha veramente... Sì che bisognerebbe azzerare, però non è facile. Facile non è da dirlo fuori e... Non è facile da fare lì la perché caccia poi... adesso laggiù, ti senti... Sotto 30, 7-2. Dobbiamo metterne ancora una o... Continua però a battere bene. Esatto, eh. Buon pallone. Massimo Vacchetto. Il problema pallone che va verso il muro, problema che ti arriva un pallone difficilissimo di nuovo. Qui lo fa qualche po' Cristian Gatto e Federico Gatto l'occasione di portarlo via. 40-0. 40-0. Quattro battute, lì. Abbiamo messo una caccia sola. Niente. Invece non ci arriva. Sbaglia, tempo diverso. 8-2, esatto. 8-2 andiamo a riposo che magari può essere d'aiuto alla Rally Castagno delle Lanze perché il time out è già stato usato. Il passivo è però pesante. È pesante, un gioca. Attimo per ri... Vabbè, andiamo anche noi a prenderci... Esatto, ricordiamo semifinale di Serie A, Banca d'Alba, Egea. Semifinale di ritorno tra la Rallica Castagno alle Lanze e il Nocciole Marchisio Corte Emilia. 2-8. Al riposo 2-8. Abbiamo già messo una caccia. Come? Seconda battuta di Massimo Vacchetto. Pallone che tocca il muro. Ricaccio di Cristian Gatto c'è verso il muro. Il gelatino. Ah, abbiamo anche il gelatino. Abbiamo anche il gelatino. Infatti il mio fiatone è per il gelatino, per la corsa, a prenderlo. Pallone si allarga. Federico Gatto ha l'occasione di fare male. Porta verso il fondo, Cristian Gatto andando indietro e fa una caccia che Rivetti ferma attorno ai 70 metri. Due cacce messe, 0-0. Monate a riposo, come vedete, sul punteggio molle, di però. 2-8. Ma stavi intervistando Corrado, non ho voluto disturbarti. Talmente lento. Zano che è arrivato il gelato, molle. Ma si può. Scusate se mangiamo in diretta. In battuta Massimo Vacchetto. Terza battuta di questo gioco. Al volo lo prende e lo manda giù. Tocca e quindi deve aspettare. Non lo riesce neanche a fermare. Il pallone che viene in intro. Ed eccolo qua che scorre qua sotto di noi. No, gli altri. Quindi. Cambia. Vi stiamo dando anche una mano a segnapunti. Oggi Luca facciamo un po' di tutto. Yeah. Un po' facciamo anche le riprese al posto delle nostre Andrea Icardi che... Quarta battuta di questo gioco. Massimo Vacchetto pronto alla battuta. Pallone tocca. Amoretti non ci sta al volo. Ci dà il salto Cristian Gatto. Pallone va verso il fondo, Vacchetto parte, viene al volo, ci arriva, Andrea Bianco ha l'occasione di fare
portare al fondo del pallone, niente, il pallone viene fermato da Moretti dopo due rimbalzi. Cristian Gatto in battuta, caccia a lui favorevole sulla carta, battuta tocca al muro, Massimo Vacchetto al salto dai 75 metri, pinge giù questo pallone verso il muro, difficile per Cristian Gatto che lo toglie egregiamente, ma Vacchetto ha comunque, il pallone gli va contro e non può fare moltissimo, Vincenti ferma il pallone davanti alla caccia, quindi 15 pari. Battuta di Cristian Gatto, la caccia è sui 70 metri, favorevole alla nocciola Marchisio Cortemiglia, spinge a toccare il muro, pallone prende lo spigolino in alto, resta in gioco, tutto da giocare. Massimo Vacchetto spinge giù, Cristian Gatto al volo, ci tira perché logicamente deve tirare sul pallone, purtroppo il pallone con un battimuro esce prima della caccia. Abbiamo ancora una terza caccia, siamo 15:30, abbiamo una terza caccia poco sotto la metà, poco sopra, vedendolo dalla battuta, comunque nella metà campo del nocciolo Marchisio Cortemiglia. Araldica Castagnole Lanze con la battuta di Cristian Gatto è costretta a provare a spingere per riportarsi subito pari, 30 pari in questo gioco. Parte Cristian, pallone verso il muro. Ecco, mi sono tornato. Ecco Luca, gran ricaccio di Massimo Vacchetto e Cristian Gatto che non riesce più a prendere il tempo al pallone. Non c'è 40, 15, 8, 2, 2, 8, 15, 40. Come diceva Corrado prima, serviva subito un input, altrimenti diventa veramente difficile. Pallone centrale al volo, va di nuovo nell'angolo, ci prova tutto per tutto, un gran bel pallone, si salva bene Vacchetto, la caccia è da giocare. E poi quello che caccia così risolve tutti i problemi. Esatto, la caccia diventa favorevole anche... anche se era più anche su, se era più anche, su. Se, era più anche su. Se era sui piedi degli avversari. Sì, sì. Ecco, forse dovrebbe giocare così adesso. Beh, tanto ormai la partita è segnata, a questo punto chiude gli occhi e tira forte, vediamo cosa succede. Tanto non, insomma, cioè, tatticamente non vedo come possa cercare di riaprirla. A questo punto lascia andare il braccio, vediamo che succede. Tanto qualche bel colpo può ancora farlo, così, almeno per il pubblico. Non credo che cambi qualcosa per il risultato, ma perlomeno fa bene. Anche il pallone, come vediamo, continua a tornare indietro. Torna sempre, ma con Vacchetto il rischio è quello, che torna sempre, quasi sempre su. Infatti ancora... Si perde metri quasi a ogni scambio, non so se l'è cavata bene, però finora ha avuto molte difficoltà. E alla fine... Sì, sì, infatti... Ha fatto un sorriso abbastanza di amarezza, ho visto, su da parte di Gatto, perché ha fatto un palleggio lunghissimo con dei bei colpi, poi alla fine ha fatto la caccia sfavorevole, quindi, cioè, come dicevi tu, contro Vacchetto devi sempre mettere in conto di giocare sempre una palla in più, perché lui in qualche maniera lui te la rimanda. La battuta di Cristian Gatto, tocca. Che il salto. Non ci arriva Moretti e non ci può arrivare. 9-2. Non ci arriva Cristian Gatto. 9-2. Anzi, 2-9. 2-9. Per la 9-2 per la quadretta ospito, o 2-9, se vogliamo essere. Tempo ha tenuto, adesso si è anche di nuovo calato il vento, abbiamo avuto proprio due di numero gocce di pioggia, che hanno proprio due di numero che... Quando ho citato la pioggia sono arrivate e poi sono tutte via. Adesso... Cristian Gatto, quattro cacce da mettere.
Al volo massimo credo contro il muro, un gran pallone. Porta via dei palloni così diventa anche difficile. Amoretti si trova il pallone carico e purtroppo lo spedisce nel pubblico, purtroppo per lui e per la riga Castagnole Lanze. Sì, come diceva giustamente Corrado, batti lì lungo, profondo, attaccato al muro. Dove 8 giocatori su 10 te lo mettono magari al mezzo morbido. Se lo colpiscono, il pallone invece ti arriva là e diventa di nuovo da giocare. Campione in Italia in carico, Massimo Vacchetto, ricordiamolo. Quindi. Però anche sta vivendo un momento di forma in questo momento è. La battuta di Gatto, accorcia un po' la battuta, Vacchetto al salto. E torna sempre su. Cristian Gatto alza questo pallone che va verso fuori, il largo. Va fuori. Due falli diretti. 0-30. Si avvicina nell'undicesimo gioco. 0-30 sempre. Andiamo. Va in battuta ancora Cristian Gatto. Sono le ore. Scusate. Sono le 17:58, quindi poco meno di due ore. Siamo 9-2, 30-0 per la Nocciole Marchisio Cortemiglia nel campo della Laldica Castagnole Lanze. Tocca di nuovo. Lanze. Adesso può spingere, prova. Ma proprio quei momenti in cui sta provando a spingere tutto per tutto, ma il pallone non gli è andato via, al contrario dall'altra parte, come lo toccano, viaggia. Non l'abbiamo ricordato prima, Sferisterio, Remo Gianuzzi di Castagnole Lanze, semifinale di Serie A, Banca d'Alba Egea tra la Araldica Castagnole Lanze e la Nocciole Marchigia Cortemiglia. Luca ha tirato fuori delle attrezzature particolari, qui sembra una macchina fotografica, ma ci va il porto d'armi per quanto è grande, quindi. Adesso il nostro Luca che proverà a fare due cose insieme, fotografare e commentare. Vabbè, devo fare almeno uno scatto. Siamo 30-0, le cacce sono qua sopra la metà campo, Cristian Gatto va in battuta, pallone verso il muro, tocca la rete, scende, al salto Massimo Vacchetto, per non essere allarga all'ultimo secondo, lo colpisce comunque bene, Cristian Gatto va indietro, pallone che Massimo Vacchetto ha la possibilità di portare sul fondo, dobbiamo ancora mettere una caccia, in realtà ho sbagliato io prima, vi chiedo scusa. Massimo Vacchetto porta giù il pallone, Cristian Gatto sulle righe lo gioca, Federico Gatto a braccialetto si salva. 2-9. Prima abbiamo parlato con il presidente dell'Imperiese, sicuramente una bella soddisfazione per la Liguria, per l'Imperiese, per la società. Oltre 20 anni che non si vedeva una finale. Sì, sì, quindi avere una squadra ligure in finale, comunque per la geografia della palla pure, per il movimento, una buona notizia. Giustamente hanno fatto un investimento importante ingaggiando un giocatore di qualità, di prestigio e con una squadra di buon livello, quindi hanno visto ripagati i loro investimenti, quindi è una bella soddisfazione perché comunque porta, insomma, dimostra che c'è anche la Liguria nel mondo della palla. Poi quest'anno c'erano due squadre, tanto anche la Bormidese ha fatto una stagione direi soddisfacente, per cui insomma qualcosa si sta muovendo e insomma ben venga, ecco. Intanto avete visto che Cristian Gatto ha applaudito il ricaccio del fratello perché ha fatto un gran pallone che girava, che era impossibile da prendere. L'ho applaudito non solo perché il fratello, ma perché ha fatto un bel pallone, obiettivamente, esatto. Al di là dei legami familiari ha fatto un gran bel pallone. Ci prova adesso, proprio gioca a zero. Esatto. 2-10 a 0. Iniziamo quello che potrebbe essere l'ultimo gioco di questa semifinale di ritorno Serie A Banca d'Alba Egea. Sì, va bene. Potrebbe. Potrebbe. Mentre siamo qui poi ricordiamo ancora questo foglio che ci è arrivato. Esatto, la battuta di Massimo Vacchetto che tocca il muro e al distacco Davide Amoretti al volo. Ancora Vacchetto al volo, tocca nella rete, il pallone si allarga. Ancora Vacchetto. Al volo Gatto. Gatto sulle righe, non riesce a
non riesce più a difendersi. Allora, mentre in attesa di questo, ricordiamo due cose. Domani, meteo permettendo, c'è anche lo spareggio di Serie B a Cuneo, perché la prima finalista ce l'abbiamo già, che è l'Acqua San Bernardo San Biagio. Ma domani alle ore 14 sul neutro di Cuneo abbiamo lo spareggio tra la SPEB e il Serra Progetti Ceva alle ore 14. Spareggio secco, decisivo, l'ultimo. Esatto. Chi vince è in finale. E sempre domani, su questo Sferisterio, di nuovo qua, alle ore 15, la finale di ritorno di Serie C1 tra la Castigliati Assicurazione Castagnole e il Gotta Secca. Questo meteo permettendo, domani queste due partite, oltre ad una partita giovanile che anche qua segnerà lo scudetto, Under 21, si giocherà a Dogliani tra Propaschese B e Canalese. Hanno vinto i Canalesi, hanno vinto a Maddalena del Pasco, i Villanovesi hanno vinto a Canale, adesso si giocheranno tutto a Dogliani domani. Mentre da pochi minuti è iniziato lo spareggio degli allievi tra Monastero Dronero ad Albese B a Dogliani. Mentre torniamo a casa, e oggi si sta anche giocando Merlese Gotta Secca, gara di ritorno della finale di C2. Siamo un po' persi divagando su altre partite. Abbiamo messo una caccia e un 15. E anzi due 15, momento. Esatto. Ricordiamo che domani, sempre meteo permettendo perché le previsioni sono quelle che sono, c'è la finale del torneo dei Paesi della Pantalera, la 36esima edizione. Si gioca a Dogliani Bosia alle ore 15 allo Sferisterio Mermet di Alba. Quindi anche domani ci sarà da seguire. E ricordiamo anche che c'è la nazionale impegnata nella regione di Valencia, a Simat della Valdigne, per una trobada della Mediterranea, che è una coppa del Mediterraneo con la formazione italiana, dove c'è Bruno Campagno, dove c'è Enrico Parussa, quelli che mi vengono in mente sono Paolo e Ale Vacchetto. Paolo Vacchetto. Fallo di Massimo intanto, registriamo uno dei falli. C'è Tommaso Boffa, poi ci sono anche tutte le ragazze, esatto. C'è le sorelle di Curcio della San Leonardo, c'è Lorenza Mignone dell'Amici del Castello, Milena Cavagnero della Canalese, Martina Giubergia, che è canalese subalcuno, gioca sia nelle giovanili della subalcuno, sì, ma quelle con i coetanei maschi, perché è ancora una teenagers, mettiamola così. Quindi ci siamo dimenticati sicuramente qualcheduno, perché sì, non è me. Però fallo oltre la rete di Cristian Gatto, quindi match ball e possibilità di accesso in finale per il Nocciole Marchisio Cortemiglia su questa caccia ai 50 metri. Parte allora, la battuta di Cristian Gatto, probabilmente la giusta piovendo, perché qua non piove ma la scappano tutti. No, qualche goccia sta arrivando anche qui, forse vorrà chiudere per evitare la pioggia. Chiude alla sua maniera. Chiude, attenzione, non è finita. Cristian Gatto rimette sul pallone. Non molla. Ancora non molla. Massimo Vacchetto al volo. Pallone lì, Bianco, Vacchetto ci arriva, Bianco ancora, e la tiene lì. Bianco la tiene lì. La tiene lì. Tiene vivo, sul primo pallone sembrava finita. Sul primo pallone sembrava finita, invece Bianco non, è l'ultimo ad arrendersi. E sta piovendo adesso, apriamo anche noi gli ombrelli, facciamo una cosa, ritiriamo le macchine fotografiche e tutto il resto, abbiamo aperto un ombrello. Mettiamo almeno lo zaino con la macchina fotografica sotto la tettoia. La battuta di Cristian Gatto, verso palla che va verso il muro, al volo Federico Gatto, ha tolto un gran pallone e Amoretti mette una caccia intorno ai 25-28 metri. Cambio campo. Abbiamo protetto tutto con gli ombrelli, scusate un attimo. Pallone che viene verso il muro, Cristian Gatto al volo, pallone va, che va giù e sta in campo, a fil di muro, pallone difficilissimo per Massimo Vacchetto che lo toglie in modo egregio. Davide Amoretti lo abbassa, Parussa, ancora Cristian Gatto, Parussa finisce lì, doppio e finisce qui. 2-11. Dopo 2 ore e 9 minuti. Il Nocciole Marchisio Cortemiglia è la seconda finalista della Serie A Banca d'Alba Egea. Il centesimo campionato, il centesimo scudetto, scusate, non il centesimo campionato,